Rocky, grazie intanto per essere venuti alla presentazione di questo progetto, di questo evento che stiamo organizzando. Noi siamo quattro professionisti di Como. Io sono Vivaschi Fabio e sono un designer, l'architetto Raffaele Bernasconi, Chiara Ferro, Francesca Gatto, che è la responsabile marketing di Malerba Group. E abbiamo organizzato questo, stiamo organizzando questo evento perché lavoriamo tutto nel settore del design, dell'arredamento e dell'architettura, e quindi abbiamo pensato che poteva essere interessante portare a Como, cercare di far muovere Como in questo senso, in questo settore, dato che ci sono molte attività e molti studi di architettura, attività e negozi, showroom, eccetera. E l'intenzione è quella di riportare un po' quello che succede a Milano tutti gli anni durante la settimana del Salone del Mobile, ovvero gli eventi fuori salone che ormai si stanno allargando per tutta la città di Milano, e la nostra intenzione è quella di farlo allargare al punto di arrivare fino a Como. C'è stata la prima edizione l'anno scorso, che però è stata un po' a conduzione familiare, diciamo, perché l'abbiamo organizzata noi con Doriana De Petris, e abbiamo coinvolto altre attività, fra cui Cubico, che è qua presente, che è un altro showroom di arredamento che lavorano con le resine, eccetera. C'era Roberto Lietti come galleria d'arte, e Casa 7, che è un altro showroom di arredamento sempre. E c'è stato un bel riscontro, diciamo che è andato molto bene, c'è stata molta gente, tutti i partecipanti sono stati contenti, quindi quest'anno abbiamo pensato di ripeterlo ancora. E l'intenzione è quello di abbiamo provato ad allargarlo a un po' tutte le attività maschie, e diciamo che tutti hanno risposto abbastanza bene. Al momento, come potete vedere nella cartella stampa, ci sono state ufficiali circa una quindicina di adesioni, e stiamo aspettando risposta anche da altri. E quindi le istituzioni sono Camera di Commercio, CNA. Stiamo aspettando il patrocinio del comune, che è in protocollo e sta andando avanti. Sì, è stata più lunga la procedura. Non mi lo so, soldi nessuno dà, cioè, neanche le altre istituzioni ci danno i soldi, patrocinio ce l'hanno. Però l'iter più lungo sembra ridicolo, ma è stato il comune, nel comune di Como, che le casse sono protocollo e tutte ricchissime. Esatto. E niente, quindi praticamente adesso attendiamo le adesioni di quelli che mancano, che devono ufficializzare le partecipazioni. E la cosa che ci è piaciuta è che, oltre alle attività commerciali, oltre agli studi, oltre anche magari giovani che si sono interessati chiedendoci di poter esporre dei progetti, dei prodotti, eccetera, eccetera, c'è stato un bel riscontro che da parte degli istituti, che sono Politecnico e Accademia Galli, che entrambi faranno delle mostre o installazioni. Accademia Galli farà una sorta di laboratorio con un'installazione finale presso l'Accademia, Politecnico farà una mostra di progetti di studenti a Palazzo Natta, e loro ci hanno già confermato. La Camera di Commercio ci ha dato la disponibilità di avere uno spazio all'interno, appunto, della Camera di Commercio, e quindi lì ci sarà un'altra installazione. Poi adesso stiamo vedendo se riusciamo anche a creare una conferenza, perché abbiamo la disponibilità anche di usare la sala scacchi, quindi questa sarà una conferenza molto bella. E l'obiettivo principale è quello di chiaramente portare gente, portare visitatori. Vogliamo puntare anche al turismo e al turismo di settore, ovvero tutte quelle persone che vengono apposta per il Salone del Mobile, quindi interessati al Salone del Mobile di Milano, che soggiornano a Como e fanno i pendolari. È per questo motivo che abbiamo deciso di concentrare l'evento in una giornata soltanto, un po' per andare incontro anche a tutti i partecipanti, che chiaramente lavorano tutti nel settore e quindi sono molto impegnati. Un po' per andare incontro a tutti i partecipanti che sono impegnati durante questa settimana a Milano e che quindi non hanno disponibilità di riuscire a creare qualcosa per tutta la settimana. E un po' allungando l'orario verso sera, appunto per puntare a queste persone che vengono in visita
al Salone del Mobile di Milano, che soggiornano a Como e che quindi ritornando hanno tempo per potersi fare il giro, per poter visitare. Quindi l'obiettivo è che i visitatori, il pubblico, si sposti fra i vari spazi, creando appunto quindi tutto un movimento. Quindi ogni partecipante, noi facciamo in buona sostanza tutta la comunicazione, la logistica generale dell'evento. Ogni partecipante all'interno del proprio spazio sarà libero ovviamente di fare un po' quello che vuole, chiaramente il filo conduttore sarà il design. Ognuno porta a sé i propri clienti, la propria lista di conoscenze, di contatti, eccetera, eccetera, e poi la cosa bella è che tutti si dovranno spostare, muovere, avendo appunto noi faremo tutta questa parte cartacea di comunicazione con una mappa dove ci saranno segnalati tutti i punti. E quindi ognuno si sposterà per la città muovendosi, andando a visitare quello che ha fatto uno, quello che ha fatto l'altro, eccetera, eccetera. Sì, l'intento è che diventi un percorso per tutta la città, che speriamo che proprio risulti un percorso interattivo, quindi che il visitatore possa, segnalando, vabbè, seguendo la mappa, e poi ogni punto avrà sicuramente una mappa, uno zoom su una mappa della zona dove le persone, perché non siamo in una situazione di Milano dove ovviamente ogni 30 metri c'è un punto di incontro all'evento, e quindi Como è stato un po' più difficile in quel senso, quindi ci auguriamo proprio che il percorso venga usufruito da tutti. Sì, in realtà poi dopo la fortuna è stata che si è distribuita abbastanza bene, nel senso che oltre al centro, che è quello più accessibile, magari più comodo, ci si allarga un po' verso l'esterno, quindi vuol dire Borbonico da questa parte, tangenziale via Petrarca con l'Accademia. Il passaggio, tra l'altro, fra un altro di questi un po' eventi più grossi, diciamo, è una mostra che ci sarà all'ex chiesa di San Francesco, che sarà organizzata da OMC Design, che è uno studio di Onur, che è qua con noi oggi, grazie. Che praticamente lui organizza tutti gli anni questo concorso a livello internazionale di design, e quindi all'interno della chiesa dell'ex chiesa di San Francesco ci sarà una mostra con tutti i progetti del concorso. Perciò tra gli eventi principali che possono essere Politecnico, o perlomeno quelli che magari possono attirare di più, che possono essere il Politecnico, la Camera di Commercio, poi c'è l'ex chiesa di San Francesco, c'è via Petrarca l'Accademia, questi sono un po' i fulcri o comunque gli eventi più grossi, si troveranno nel percorso tutti gli altri spazi, quindi ognuno avrà modo di poter aprire le porte e far accedere tutti i vari visitatori. E questo credo sia un po' tutto. Questo è un po' il programma, l'idea, e speriamo che speriamo in bene. Si spera nel tempo, ovviamente. Cioè, questo è uno startup, quindi si spera di poterlo ripetere negli anni, di arrivare magari ad avere un po' più consistenza, dare più consistenza al progetto, magari di allungarlo in più giornate e quant'altro. E si sperava anche di riuscire ad avere anche più studi di architettura, forse perché io sono architetto e devo dire che la visione. Allora, qualche artista sì, anche se comunque gli artisti sono sempre un po' scettici ad aprire i loro laboratori. Però qualche adesione c'è stata. Gli architetti siamo ancora in work in progress, nel senso che qualcuno ci deve ancora dare delle risposte, però anche loro sono sempre titubanti ad aprire gli spazi, che in realtà potrebbe essere invece anche dal punto di vista culturale, ma comunque anche legato al tema del design e degli interni, era molto importante per noi. Quindi speriamo anche che ci dia un conferma. Sì, noi pensiamo che alla fine possa essere interessante sicuramente per i partecipanti, perché chiaramente si fanno conoscere, aprono i propri spazi, fanno vedere quello che fanno, anche se molti sono già conosciuti, cioè design con tutti quei gli spazi, altri storici che comunque sono molto, molto conosciuti. Qualcuno invece, come S2 Style, sono un po' più nuovi, diciamo, e hanno aperto da meno tempo, quindi chiaramente l'intenzione è dare la possibilità a tutti di farsi conoscere, in più creare e muovere un pochino la città e creare un evento che possa essere... Non ho capito, giorni e orari? Allora, il giorno è... Venerdì 12 aprile dalle 17 alle 23. Queste sono le 6 ore in cui si concentra tutto l'evento.
poi ognuno sarà eventualmente libero di tenere l'esposizione, se decide di avere un'esposizione interna, di continuare anche per gli altri giorni del salone. La mostra di Onur sarà aperta fino al 15, giusto? 27. Ah, fino al 27, quindi sarà prolungata. Probabilmente anche l'installazione dell'Accademia sì. Sicuramente rimarrà. Politecnico non so ancora, però comunque poi dopo ognuno è, la cosa fondamentale è la libertà di ognuno poi dopo di gestire il proprio spazio, e l'altra cosa fondamentale è che la gente si muova e riesca a girare e a vagare per la città trovando tutti questi punti. Cercheremo di trovare un segnale luminoso, adesso stiamo cercando, perché in effetti passando l'orario a parte dalle 6 in poi credo che comunque sia necessario e stiamo... Sì, ci stiamo occupando di tutta la comunicazione, quindi la pubblicità pre-evento, distribuendo SPD, adesso che questa è ufficiosa, però forse ci dà la possibilità di pubblicizzare sui pullman. E poi ogni spazio avrà una sorta di bandiera, una sorta di locandina.